Io ho portato un titolo che è ambizioso in sé, che è appunto Le reincarnazioni di Pitagora e il mistero dell'atto conoscitivo. Ambizioso nel senso che va a indagare sul dubbio ontologico. E a mio avviso la storia delle reincarnazioni di Pitagora vanno proprio a indagare su quel dubbio che ha animato ogni filosofo dal VI secolo a.C. in poi. In pratica, quindi, sono andato a ricercare se nell'ambito della storia, della storiella delle vite pregresse di Pitagora, ci fosse un messaggio esoterico, ci fosse cioè una lettura stratificata che ci permettesse di accedere a un messaggio filosofico nascosto, criptato. E questo era doveroso, necessario, perché sapere la conoscenza pitagorica da sempre ha usato dei mezzi di occultamento, ha sempre nascosto volutamente i valori raccontati nelle dottrine in modo che solamente gli addetti al pitagorismo potessero venire a conoscenza di questi. Ho poi fatto due brevissime postille che riguardano la contestualizzazione, cioè ho inserito questo messaggio filosofico nell'ambito del percorso evolutivo della mente e dell'evoluzione del pensiero. E poi infine ho fatto un raffronto rapidissimo con la cultura della società contemporanea. Le origini storiche della metempsicosi coincidono, guarda caso, proprio con le origini della filosofia e appartengono, tutte le fonti dichiarano, il VI secolo a.C. E Pitagora è uno dei tre padri putativi, il più importante. E anzi, riguardo proprio al fatto che Pitagora, diciamo così, credesse nella metempsicosi, ci è riferito da un suo contemporaneo, in un frammento, uno dei più antichi che noi abbiamo a disposizione, da Senofane di Colofone. Lui racconta in questo frammento che vide una volta maltrattare un cane e mentre passava ne ebbe pena e disse: basta con le percosse, certo lì c'è l'anima di un amico, lo sento dalla voce. Questo piccolo frammento aneddotico, stravagante, ci permette comunque di capire che per Pitagora esiste l'anima, che l'anima può sopravvivere alla morte fisica del corpo e che l'anima può trasmigrare in altri corpi. Questa è la lettura, non esoterica, del contesto delle vite pitagoriche. Le vite pitagoriche però ci sono raccontate a cominciare da un autore che si chiama Eraclide Pontico, che vive 2 secoli dopo Pitagora. Eraclide è un filosofo, è un letterato, scrive molte opere, dei dialoghi qua sono citati, ma non ci sono pervenuti. Noi lo conosciamo tramite Diogene Laerzio, come ci aveva giustamente raccontato nella fase di prefazione. E Eraclide Ponto ci racconta delle vite di Pitagora per primo. Da lui in poi queste vite di Pitagora rappresentano un polo attrattivo formidabile per la cultura greca antica, ma anche per la cultura romana, anche per la cultura cristiana, fino alla cultura medievale. E sono tantissime le opere e tantissimi gli autori che se ne occupano, su un piano sia letterario che religioso, che soprattutto filosofico. E questo perché c'è un nesso che è fondamentale tra l'anima, che è la scoperta della metempsicosi, e la filosofia, il nucleo stesso del filosofare. Ed in questo senso ho preparato questa diapositiva proprio per illustrare come il termine metempsicosi nasce solamente nel primo secolo a.C., il primo che lo usa, da come ci è pervenuto, Diodoro Siculo, nella sua biblioteca storica. Però veniva usato in modo indifferente sia il termine metempsicosi che metensomatosi. Ma poi successivamente, nei 2 secoli successivi, ci si è arricchiti di tantissime terminologie. E questo proprio perché questo nesso tra anima e filosofia è il nucleo centrale della filosofia stessa. Ecco che il termine apocatastasi riassume già con Basilide, Isidoro, ma già Porfirio di Tiro, assume già quel significato filosofico di cui io poi cercherò di rendervi edotti per quanto riguarda il contenuto delle vite pitagoriche, e cioè un'anima che è distaccata completamente dall'individuo, dalla maschera che l'individuo occupa nella propria vita, nella sua vita corporea, ma che invece è collegata a qualcosa di diverso, che è divino e immortale, e che è collegata quindi all'intelletto, al nous greca. E in pratica si richiama quindi poi la fase più esoterica anche dei Vangeli, cioè il Logos che divenne carne in Gesù Cristo del Vangelo secondo Giovanni. Come ho avvicinato questo tipo di tematica? In due modi. Prima di tutto, consultando le opere degli antichi greci, antichi greci e romani, che hanno trattato questo tema. E da questo abbiamo potuto trovare 2 tipi di versioni. La versione più diffusa prevede una sola vita antecedente a Pitagora, ed è questa data da Euforbo. E gli autori che ho citato dalla parte che ho scritto nella parte alta sono tutti quelli più importanti che hanno parlato di questo tipo di percorso. Gli altri, primo Eraclide Pontico, fino ad arrivare a Gelio,
e raccontano invece di quattro vite pregresse e sono Etalide, Euforbo, Ermotimo, Pirro, con una lieve variante perché Gellio invece di Pirro mette alcol che è una prostituta, e infine Pitagora. Pitagora quindi non si reincarna mai, tranne in un'operetta di Luciano di Samosata in cui diventa un gallo, un'opera comunque gioiosa, ludica. Quindi quello che si reincarna, lui, cioè, Pitagora è l'uomo che riesce a ricordare delle sue precedenti reincarnazioni. E c'è da notare che sono tutti personaggi letterari, cioè a tranne Pirro, che è un personaggio sconosciuto, sono personaggi letterari. Quindi le vite di Pitagora non hanno mai voluto richiamarsi a un principio di realtà, nel senso è come se adesso un mistico contemporaneo dichiarasse di essere stato ad un abbondio dei Promessi Sposi. È chiaro che la ricerca del significato va nella ricerca delle vesti simboliche che questi personaggi hanno nell'ambito delle stesse opere in cui sono stati rappresentati. Altro sistema che mi ha permesso di aiutarmi per trovare questa ermeneutica sono state le ermeneutiche precedenti. Il lato di sinistra sono rappresentati la visione tipica del pensiero ellenico greco, che dove si pensava che fosse la sintesi armonica dell'intelletto. Lato destro invece sono tutti i pensatori che dal 1890 in poi hanno scritto di una filosofia ellenica diversa. È inutile dire che tutto nasce dalla tragedia greca di Nietzsche, che nel 1871, perché Nietzsche per primo riesce a individuare nel tessuto ellenico greco quella frattura che lui vedeva in Apollo e Dioniso, che comunque poi è accompagnata in tutti gli autori successivi. Henry Rode è il primo, è un tedesco che è un filologo, tra l'altro uno ha indirizzato una delle ultime lettere, le lettere della pazzia Nietzsche, e scrive nel 1891 Psiche. Ultimo è Biondo Graziano, è un filologo invece italiano, e ha scritto nel 2009 la favola di Euforbo e Pitagora. Andiamo quindi a bomba i personaggi. Primo personaggio della linea a quattro versioni è Etalide, già accennato prima da Fabrizio. Etalide è un eroe delle Argonautiche. Le Argonautiche è il mitico viaggio della nave Argo che va alla ricerca del vello d'oro nelle antiche terre della Colchide. In questa situazione, quindi, è il poema mitico più diffuso in Grecia. Diciamo che tutti i greci conoscevano questo tipo di poema. In questo poema lui è un valoroso guerriero che ha soprattutto la funzione di araldo, cioè di ambasciatore. Il termine fuligginoso, però, e tale vuol dire questo, rimanda già al mito dionisiaco. Infatti nel mito dionisiaco c'è questo personaggio che porta il fallo di Dioniso nella processione, e perché ne parliamo poi successivamente. Inoltre, oltre a essere araldo, però, da Eraclide Pontico in poi, viene descritto come anche figlio di Hermes, cioè figlio del dio che ha inventato le muse, che ha inventato la memoria, il dio araldo accompagnatore delle anime. Bene, questo dio, come giustamente prima Fabrizio ha ricordato, fa una domanda, cioè permette di scegliere, ha la possibilità di scegliere qualsiasi cosa Etalide, tranne l'immortalità. È un punto sostanziale, il punto nodale della filosofia, perché per il pensiero greco antico la memoria era considerata un fardello troppo grande. Sostanzialmente è un pensiero che è comune a tuttora ai filosofi attuali, sia occidentali che orientali, cioè il percorso, la memoria, dà un fardello che è gravissimo e dà angoscia. Etalide sceglie comunque la memoria, e sceglie la memoria perché lo considera la prima tappa di un cammino iniziatico, lo considera una tappa per raggiungere una nuova consapevolezza. E su questo punto tantissimi i filosofi che hanno poi scritto, non ultimo Kierkegaard nel suo Out, in cui nella stessa situazione fa scegliere il suo personaggio non nella memoria ma il riso, proprio perché il riso ha la capacità di sì avere inteso che la vita è illusoria, ma nel contempo anche di aver superato proprio quell'angoscia di cui vi dicevo. Secondo personaggio, che però è il personaggio centrale, perché nella versione a una vita è l'unico, è Euforbo. Euforbo vuol dire ben nutrito, ed si rifà al fatto che è un vegetariano, perché già appunto la credenza la mette in psicosi, quindi la possibilità della reincarnazione anche in altre specie. È un personaggio famoso, un coprotagonista della Iliade omerica. Infatti Omero racconta che è un guerriero che è praticamente la mano del divino Apollo, che uccide il primo Acheo che sbarca a Troia, ma non solo, è anche colui che riesce a intorpidire, a colpire in modo non decisivo Patroclo, ma permetterà poi a Ettore di ucciderlo. Subito dopo verrà ucciso da Menelao,
e la sua morte sarà appunto sarà colpito da una lancia alla base del collo, riempiendo poi di sangue i suoi riccioli d'oro. Era uno splendido ragazzo nel racconto omerico, e questo sangue andrà a colare sulla terra. Questi versi che ho raccontato un pochettino crudi, perché in realtà si rallacciano al mistero frigio. Il mistero frigio è esattamente, racconta della fine di Attis, il protagonista, esattamente con gli stessi versi, anzi più volte è stato rivalutato questo tipo di associazione. In questo caso Attis è un giovane pastore, vuol dire capraio Attis nella sua etimologia, che vive sereno fino all'età di 20 anni, quando ha da scegliere tra l'amore di tre personaggi diversi. Uno è la figlia di Remida, l'altro è Remida stesso, e infine il terzo personaggio è la dea, la madre Cibele. Impossibilitato a scegliere, decide di autovirarsi. Questa autovirazione, che comporterà appunto questa perdita di sangue che raggiungerà la terra, sarà un segno che la morte è necessaria per questa ascesi, per questa elevazione. E quindi la morte come passaggio, come rinuncia al desiderio e alle passioni terrene. Poi sono numerosissime ancora le altre opere che hanno analizzato come il personaggio di Euforbo fosse comunque simile al mito di Osiride, al mito di Adone, quindi dell'anima che trascorre dei periodi nell'Ade e dei periodi invece sulla Terra. E infine ancora lo scudo di Euforbo, che rappresenta proprio una specie di trattato di filosofia in dettaglio, e che ci riporta quindi questo rapporto sempre costante tra i personaggi delle vite pitagoriche e i misteri dionisiaci. La terza vita, nella vita 4, è Ermotimo. Ermotimo vuol dire dono di Hermes, onore di Hermes o dono di Hermes, a seconda delle interpretazioni delle varie. E lui invece è un personaggio che storicamente non si sa se è esistito, forse è stato il maestro di Anassagora. Comunque si addita in lui il pensatore della dottrina demonologica, cioè l'iniziatore della teoria dell'intelletto di cui prima accennavo. E infatti abbiamo un frammento che Giamblico asserisce sia suo o di Anassagora, è un po' incerta la cosa, che fa: la mente è la divinità in noi, la vita umana ha una parte divina. E questo personaggio è un personaggio mitico, un viaggiatore, un profeta, e ha la capacità sciamanica, cioè ha la capacità di raggiungere uno stato di concentrazione tale che può togliersi, l'anima si può allontanare dal corpo. Il corpo rimane quindi praticamente come morto, e lui può fare dei viaggi cosmici che sono sia nel senso spaziale che temporale. Tanto che in uno di questi viaggi viene creduto morto dalla moglie e viene dato fuoco al suo corpo. E successivamente la cittadinanza erige un tempio, proprio perché, a cui non fa entrare le donne in questo caso, perché la responsabile è considerata la moglie, e proprio per riconoscergli questa sua capacità di abbandonare il corpo. Quarto personaggio è invece, come già accennava ancora Fabrizio, si passa quindi da un araldo, un ambasciatore, a un guerriero, infine abbiamo lo sciamano, e per ultimo abbiamo proprio un pescatore. Questo pescatore però pesca Delo, che combinazione è l'isola sconsacrata da Apollo, dove Apollo è nato e dove c'è il suo tempio, e rappresenta il numero 4. Il numero 4 è collegato alla Tetraktis, è collegato alle quattro età che il mistero dell'Eleusino rappresentava con le quattro fasi della donna, e riporta ovviamente il suo nome al fuoco e quindi alla luce. La luce è intesa anche nella visione dell'epopteia dei misteri eleusini. Queste quattro vite pregresse raggiungono fine il numero 5, che è il Pitagora. Pitagora dal punto di vista etimologico vuol dire rivelatore del dio Pizio, cioè rivelatore del dio di Apollo. Infatti Apollo, quando nasce, uccide il serpente Pizio e prende con la sua uccisione le sue doti profetiche. Apollo è il 5, che è per antonomasia appunto il numero divino. Però molti autori nelle fasi successive hanno anche visto in questa vita di Pitagora anche la possibilità in realtà di un altro ancora metempsicosi, e questa volta raggiungere il grado di Apollo stesso, quindi in un ipotetico numero 6, e il numero 6 alla cubica, come già ricordava Fabrizio, è proprio sono gli anni che ci sono necessari tra una vita e l'altra. Questo percorso è costantemente innescato e imbricamente collegato ai misteri dionisiaci. Qual è il messaggio filosofico che abbiamo potuto vedere in questo tipo di vite? Prima di tutto che noi abbiamo tre gradini. Il primo gradino corrisponde alla memoria. Cioè la memoria è la scelta che fa Etalide, ed è un richiamo alla memoria che si differenzia dalla memoria diciamo legata alla corporeità. Si riferisce invece a una memoria di tipo simbolico, quindi a un viaggio virtuale.
ha ottenuto il primo gradino, il secondo passaggio è la morte. La morte è intesa come passaggio ineludibile per poter ottenere una rinascita. La rinascita ha una nuova consapevolezza che è l'anima. Ma attenzione, non è l'anima che c'è sempre stata in tutte le antiche culture pregresse. Abbiamo il culto dell'anima e quindi abbiamo... Ma questo è legato a una forma di superstizione, cioè si pensa che il defunto in qualche modo possa intervenire sui destini umani. Ma qua invece ci rifacciamo un'anima dove l'anima appunto diventa nous. E quindi ci si riferisce a un intelletto, al numero uno, alla monade, ad Apollo stesso. Ecco che quindi in questo caso gli engrammi che sono nascosti sono il fatto che ci sia una morte e una rinascita. E in questo modo abbiamo la possibilità di fare una sintesi tra umano e divino. E in questo modo però automaticamente c'è una frattura del metodo conoscitivo. E questo metodo infatti ci permette di conoscere un'anima e un corpo, perché c'è un soggetto che conosce la realtà e quindi c'è due cose distinte, il soggetto che conosce e l'oggetto che deve essere conosciuto. E questo è fatto proprio tramite la memoria. Il nesso con i misteri dionisiaci è fortissimo. Infatti tanti autori ultimamente hanno riscontrato come l'orfismo avesse modificato il culto di Dioniso una volta che è entrato nel tessuto dell'Olimpo greco. In realtà sembra che siano stati proprio i pitagorici a modificare questo tipo di culto. Sostanzialmente Dioniso è un dio già alternativo, nel senso che nasce a termine di una gravidanza extrauterina nella coscia di Zeus ed è un dio estremamente violento. È un culto che viene dalla Tracia. Arrivando in Grecia però, questo culto viene assolutamente assorbito dalla cultura greca e cambia. E quindi viene anche data una nuova nascita a questo dio. E questo dio infatti nasce da Persefone e da Zeus in questo caso, ma poi va incontro alla morte perché viene perseguito dai titani, che rappresentano la terra nella sua valenza più violenta, e che lo attirano fuori dalla grotta. Lui è un giovinetto che si tramuta in toro per l'occasione con dei balocchi, tra questi lo specchio. Con questo, guardando l'immagine riflessa dello specchio, lui ha un momento di stupore, perché l'immagine riflessa dello specchio gli trasmette tutto d'un tratto non la sua immagine riflessa, ma l'immagine riflessa di tutto il cosmo. Ora, è una metafora che ci permette assolutissimamente di cogliere l'aspetto del meccanismo duale. Cioè, i titani rappresentano l'aderenza al principio di realtà, il fatto che noi crediamo, sentiamo che c'è una vita, e non ci sembra assolutamente illusoria. Il riflesso dello specchio è una compressione, che è una compressione non legata al mondo razionale, ma una compressione legata al mondo intuizionale, che non esiste una realtà indipendentemente dalla mente che la pensa. Ecco che allora si divinizza colui che guarda lo specchio. In questo momento viene dilaniato. Perché il dilaniamento? Perché è una presa di consapevolezza che è terribile, perché tutto crolla come un castello di carte e quindi crolla il nostro costrutto identitario, crolla l'idea di spazio-tempo in cui è inserita la nostra vita. Ora, in questo contesto, ovviamente i riti dionisiaci volevano cercare di far cogliere ai partecipanti questo tipo di estasi e lo facevano con un percorso ben diverso dalle viti pitagoriche. Come le viti pitagoriche è un impianto culturale che vuole sfruttare la parte intellettuale, intellettiva per far giungere questa compressione, i misteri dionisiaci invece si affidavano a un percorso estatico. Quindi partecipare ai misteri dionisiaci voleva dire essere intanto quasi sempre donne, sono 60-65%, e poi andare di notte con delle fiaccole lungo i pendii, correndo, cantando anche tanto, più con grida di giubilo, poi ballando vertiginosamente, e infine con l'uso di sostanze alcoliche, e assumendo semi di cannabis, tutto quello che era utile e necessario per raggiungere quello stato in cui che permetteva poi di accedere allo sbranamento degli animali sacrificali e a fare coincidere quindi quello sbranamento del Dio con ogni partecipante. In realtà pochi riuscivano a raggiungere l'estasi completa, secondo degli autori raccontano 1 su 50, 1 su 60, però chi lo raggiungeva diventava Sabos, diventava il Dio stesso. Ora, a mio avviso, il messaggio delle vite pitagoriche e delle viti pedagogiche e dei riti orfici è assolutamente lo stesso. Quello che cambia appunto è il meccanismo divulgativo. Quindi c'è un percorso
che si viene a formare nella Grecia antica per questa nuova consapevolezza, e può essere da un lato la via estatica, dall'altro la via intellettuale. La via estatica appunto sono i riti dionisiaci e anche i riti di Eleusi, ma anche poi tanti altri riti più antichi, che quindi il mistero di i riti di Osiride, ma anche di Mazda e via di questo passo. E il percorso è l'ascesi. Invece per quanto riguarda la via intellettuale, le viti di Pitagora sono appunto un costrutto, una costruzione che in seconda lettura ci permettono proprio di venire a conoscenza del meccanismo duale, che poi è un meccanismo che è stato cercato di essere raccontato anche con un altro grandissimo strumento, che è la tragedia greca. Perché la tragedia greca per la polis ateniese rappresentava proprio una via educativa, tant'è che pagava il pubblico che andava a partecipare a vederla, proprio perché era motivo di shock, di stupore, riusciva a creare una visione statica, tant'è che la prima tragedia greca che è stata rappresentata ha determinato tanto stupore che è stato condannato all'esilio l'autore. E così è successo poi anche molto tempo dopo, nel corso del V secolo, con le Baccanti di Euripide. Quindi, sostanzialmente, Pitagora, la storia della vita di Pitagora, è il nucleo da cui parte la filosofia, ed parte proprio dal concetto che è inattuabile una conoscenza oggettiva. Da questo punto in poi, io ho citato come primo filosofo Eraclito, che in realtà è contemporaneo, proprio perché, a mio parere, è frutto dell'epoca questa nuova consapevolezza, e il costrutto delle vite è solo un impianto per cercare di comunicarla. E così dopo appunto la tragedia, Platone, che poi differenzierà ancora in modo più netto tra la differenza tra anima e corpo. E così il nominalismo-realismo, cioè un percorso filosofico che ha illuminato tutto il primo millennio dopo Cristo. Fino ad arrivare a Jung, perché tutto sommato ci permette di coniare un nuovo termine, e a distanza di 2500 anni, che possiamo chiamarlo viaggio alchemico, che infatti prevede una trasformazione alchemica della psiche e quindi il nascere a se stessi, come ha appunto indicato Jung. Fatta questa considerazione filosofica, che credo sia stata abbastanza corposa di per sé, faccio due piccoli appunto passaggi riguardo a questa nuova contestualizzazione, e cioè il fatto che questo sapere coincide con il VI secolo a.C. Il VI secolo a.C. è particolare perché c'è una nuova umanità che compare. E infatti, come c'è stata la filosofia greca, c'è stato Confucio, il taoismo in Cina, c'è stato l'induismo e il buddismo in India, Zarathustra, Ezechiele e infine in Giudea. Si nota che c'è un'esplosione cognitiva. Cioè, il misticismo e la gnosi vanno al primo posto nei temi culturali. E sostanzialmente nasce l'uomo attuale. Cioè, negli scritti noi troviamo noi stessi. Fino al VI secolo avanti Cristo, quando noi leggiamo delle opere, le troviamo distanti. Questo nella molteplicità dei casi, fino al X secolo, e più in là sempre così. Ecco, invece, da adesso, dal VI secolo avanti Cristo, ci ritroviamo, siamo noi. Questo tipo di analisi è stata studiata anche nei percorsi evolutivi della mente da numerosissimi studiosi, da Snell, da Dodds. Io adesso qua invece ho riportato in breve la teoria di Julian Janis, perché ultimamente è stata rivalutata tantissimo dalle nuove scoperte scientifiche. E poi per la sua conclusione, che vediamo coincide con quella di Etalide. E Julian Janis in breve ridimensiona la coscienza. Cioè individua che non è reattività, non è pensare, non è ragionare, quindi la coscienza tutto sommato occupa un ruolo marginale del pensare. E la lega alla contestualizzazione del linguaggio, quindi la coscienza è assolutamente, nasce praticamente insieme al linguaggio. Detto questo, dallo studio delle società antiche, soprattutto della Grecia antica, e comunque soprattutto dallo studio linguistico, quindi ad esempio dell'Omero omerico, quindi dell'Iliade e dell'Odissea, lui va a scoprire che tantissime parole che hanno una valenza, che vanno appunto all'anima, al cosciente, al dubbio, ecco, queste invece nel periodo del X secolo a.C. erano invece sentite come parti corporee, quindi psiche, tumosse, noosse, soma, eccetera. Inoltre scopre che il suffisso sis è proprio del VII secolo a.C., quindi il pensarsi è del VII secolo a.C., e poi c'è l'evoluzione della scrittura che combinazione è proprio in questi anni. Da questo poi dà anche altri studi che riguardano sia l'ipnosi che le malattie schizofreniche, lui deduce che fino al X del secolo a.C. la maggioranza dei greci, come di tutta la popolazione umana, fossero degli automi.
Essere automi significava che praticamente c'erano due emisferi cerebrali che non avevano quella coordinazione di cui noi siamo abituati. E quindi in un momento di stress, l'emisfero sinistro, quando va in un impasse, quello che succede tutto attualmente anche a noi, e l'emisfero destro mandava degli ordini che erano recepiti come delle voci. Sostanzialmente un quadro psicologico, psichico, simile alla schizofrenia. Ora, il punto è che ultimamente, questa è stata una disanima estremamente vasta, che ha trovato anche dei dati di superficialità, ma sicuramente ha illuminato ed è stata illuminante per tantissimi studiosi. E combinazione, ultimamente si è potuto osservare geneticamente che i geni della schizofrenia 2000 anni fa erano circa il 12-14% più frequenti. Quindi tutto sommato, anche ultimamente le conoscenze genetiche proprio sembrano dar fede a questa cosa. E comunque lui alla fine trovava che la nuova coscienza era data soprattutto da una cosa, cioè la comparsa della memoria rievocativa. E quindi la paura diventava angoscia, la vergogna diventava senso di colpa con questa nuova memoria. E a questo punto il dubbio è, non è che forse la storia delle viti di Pitagora non volevano raccontarci che all'uomo del VI secolo era successa una cosa strana, cioè pensava in un modo diverso. E questa è una lettura stratificata che può essere interessante in quest'ottica. Ultima cosa, brevissima, è società occidentale contemporanea. Noi abbiamo ben in mente il fatto che ci sia un dualismo e ad esempio religione e scienza per la nostra società rappresentano questo tipo di dualismo. Però la nostra società non è che sia una società legata al contesto scientifico, è una società più che altro della tecnica. E quindi come tale l'atteggiamento prometeico nei confronti della tecnica stessa, nel momento in cui cessa ad esempio una malattia incurabile, automaticamente ci si rifugia nell'ambito del superstizioso. Non siamo diversi dagli antichi greci, a mio parere anzi ci ritroviamo in un modo incredibile. E non abbiamo più le armi che avevano i greci per far capire il meccanismo duale nella sua tragicità. Non abbiamo né la tragedia antica, non abbiamo nemmeno le vite di Pitagora. Quello che abbiamo è invece un percorso di tipo filosofico. E questo o crea delle metafisiche, oppure di solito si abbandona al nichilismo. E questo perché nella nostra società si crede al libero arbitrio, cosa che i greci assolutamente no, credevano in un determinismo assoluto. E credere al libero arbitrio, siamo talmente abituati a crederci perché per motivi religiosi si è creata da 2000 anni un contesto culturale per cui c'è una colpa, per cui c'è un meccanismo quindi di redenzione, e anche per motivi scientifici, perché soprattutto nell'Ottocento la scienza pensava di poter spiegare nell'ambito della razionalità tutto lo scibile. Ebbene, non è così, e il percorso dell'intellettuale moderno, a mio parere, è stato ben illustrato da una metafora di Albert Camus. Albert Camus racconta nel mito di Sisifo come Sisifo fosse un personaggio già omerico, cioè, ed è un personaggio che interpreta l'intelligenza umana, la sagacia, però nella sua vita, proprio grazie a questa sua intelligenza, ha disprezzato gli dèi, non ha accettato il fatto, ha commesso il peccato di Ibris, e quindi cosa succede? Viene condannato a far rotolare un macigno fino alla cima di un monte per poi farlo ricadere. Questo è la pena al lavoro senza senso. Sostanzialmente Berkemur riconosce in Sisifo l'uomo intelligente e lo pensa mentre trasporta il macigno verso l'alto col volto affaticato e compresso sul masso, ma nel contempo, una volta che ha raggiunto la vetta e incomincia a scendere, immagina Sisifo con un sorriso irradia al volto. Questo sorriso è il sorriso della consapevolezza. Sostanzialmente, pure in ambito nichilistico, qual è la società attuale, noi diamo una valenza al sapere. Infatti la roccia che è trasportata su è il sapere stesso, la conoscenza stessa. E quindi, pur in un sapere nichilistico, noi la scelta è di Albert Camus, la scelta è la memoria, anche per noi. Perché, come conclude lui, non esiste destino che non possa essere beffato dalla consapevolezza. Ho finito.